Vincenzo Vivarini, premiato al premio Marciano, una grande soddisfazione a coronamento di una grande stagione, ma direi anche di una carriera per cui parlano i risultati soprattutto. Ma, ripeto quello che ho detto prima, per me è una grande soddisfazione, perché essere profeti in patria è molto molto difficile. Devo dire che io avevo vinto a Chieti ed è stata già lì una grandissima soddisfazione. Adesso vincere due campionati a Termo è un'altra dimostrazione importante, e adesso è chiaro che questo è un premio che io ritengo molto importante, che mi pesa un po' sulle spalle, perché devo essere capace e in grado di essere all'altezza di questo premio. Vivarini premiato questa sera a Ripateatina, a due passi da casa da Ari. Sì, sì, infatti penso che verranno anche dal paese tanti amici. È una terra questa particolare, dove c'è gente seria, gente che lavora, gente che ha dei valori ancora importanti della famiglia. È la cosa che, diciamo, contraddistingue anche me, quindi il tutto viene da questa terra, quindi li ringrazio tanto. Si guarda la prossima stagione, le vicende extra calcistiche stanno un po' rallentando probabilmente le operazioni di mercato che il Teramo doveva fare, oppure secondo Vivarini si sta lavorando secondo quello che era un po' il cronoprogramma, se possiamo usare questa parola? No, qualche rallentamento c'è stato, soprattutto su dei giovani che dovevamo prendere, perché trovare dei giovani bravi non è semplice, perché sono ambiti un pochettino da tutte le squadre di Serie B, quindi di conseguenza ha bloccato un pochettino il mercato sotto questo aspetto qui, ma abbiamo altre soluzioni che bene o male mi sento abbastanza tranquillo di poter dire di avere una squadra che secondo me ce la possiamo battagliare anche l'anno prossimo in Serie B. Però poi diciamo che stiamo anche abbastanza tranquilli, perché comunque quest'anno abbiamo dimostrato una grande forza, abbiamo meritato sempre in campo, quindi speriamo che la giustizia faccia subito chiarezza e venga fuori sempre la verità.